Ultimo video dell'anno di Maurizio Morelli. Maurizio, faccio vedere. Qua inquadro più il cambio, poi una cosa veloce che mi hanno chiesto. Sì. A che servono queste due viti del cambio? Vabbè, queste due vitarelle qua. Allora, queste due viti. Qualcuno potrebbe dire non servono a niente, invece? No, queste sono il fine corsa del cambio. Vai. Poi vi spiego come funziona. Quando viene montato per registrarlo, quando la corda è staccata, adesso faccio una cosa veloce, poi lo farò vedere fatto bene. Ecco, aggiunto un'altra luce, continua pure, Maurizio. Queste due viti a che cosa servono? Sì, sì. Sarebbe il fine corsa della registrazione. Allora, una vite serve per quando, se noi stacchiamo la corda, sì, il cambio va tutto giù alla fine. Per non fare cadere la catena tra l'ultimo rapporto e il forcellino della bicicletta, c'è una vite che regola, in poche parole, girando questa vite, tu la sposti, la metti precisa sull'ultimo rocchetto, in maniera che quando metti caso così si rompe la corda non va tutto giù, perché il fine corsa è bloccato fino all'ultimo rapporto. E qual è delle due? Quella sopra o quella sotto? Quella sotto impedisce che la corda vada giù. Sì, però quella sotto su questo cambio, su altri questo, cambi, ogni cambio ognuno a sé. Mentre quella sopra serve per non fare scavallare l'ultimo rapporto più grande, per non farlo cadere di là. In questo caso c'è la protezione. Sì, in questo caso c'è la protezione, ma le biciclette da corsa non ce l'hanno. Quindi... Perché pesa troppo? Sì, vabbè, non ce lo mettono sul biciclette. Per risparmiare peso? Per risparmiare peso. Vedete, ragazzi, vedete l'intelligenza? Allora, l'intelligenza sa che rovinano un mozzo e una ruota di 1000 euro per 20 grammi di plastica. Questo è il peso. Questo, ragazzi, questo è il peso che le bici da corsa non vogliono. Per evitare questa cosa qua. In poche parole, quell'altra serve quindi per non fare cadere. Quindi nel momento in cui io stacco la corda e ho registrato il fine corsa, il cambio va tutto giù sull'ultimo rapporto e non va a toccare il forcellino. Se io con la mano lo piego, si ferma preciso sull'ultimo rapporto e non cade dentro nella catena del mozzo. Preciso, perché lo devi regolare, ci vuole un po' d'occhio. Dopodiché si attacca la corda. Quando sta sempre sull'ultimo rapporto, si mette tutto il cambio sull'ultimo rapporto, si cambia la corda e si inizia a cambiare con le leve. A mano che sale, se sentiamo un rumore che la corda è troppo lenta, noi andiamo a muovere questa vite. Questa è un'altra regolazione. Muoviamo e anche sulle leve c'è una regolazione simile? Sì, c'è anche sulle leve. Ok, lo vedete? Anche sulle leve. No, noi... quello no, questa non ce l'ha sulle leve, questa però. Questa sì, ce l'ha. Qualcuna sì, qualcuna no. In poche parole, reguliamo a mano e tiriamo il cambio. Poi facciamo un video fatto bene che si vede. Va bene, allora preciso. L'abbiamo fatto contento pure a fine anno. Io penso che uno che si mette a fare il video, me ci metto pure io, al fine anno, meno un pollice in su, che dici, Maurizio? Sì, pollice in su. Alessandro, pollice. Tu che dici? Pollice in su, pollice in giù, vieni qua, voglio dire. Arriva, il top youtuber, diglielo, Alessandro. Allora.